Al termine di Mazzara, super giovane Castelbuono, terminato 1-1, siamo con mister Angelo Bognani. Mister, partiamo dal risultato. Un risultato giusto secondo lei? Sì, il risultato potrebbe essere giusto, anche se siamo stati bravi a passare in vantaggio, abbiamo costruito tanto i primi 30 minuti e abbiamo fatto davvero bene. Poi su una ripartenza abbiamo preso il loro uno pari e da lì la partita è stata equilibrata. Poi il secondo tempo subito pronti e via, loro hanno avuto una grande occasione, Fagone è stato bravissimo nel doppio intervento e da lì in poi la squadra si è risvegliata, abbiamo fatto bene il secondo tempo, però potevamo vincerla, però queste partite si possono anche perdere perché abbiamo subito 2-3 ripartenze che potevano essere fatali. Però la squadra è presente dentro il campo, sono soddisfatto perché lavoriamo bene, lottiamo su ogni pallone, la squadra vuole anche vincere. Per una neopromossa cercare di venire a vincere a Mazzara, sia dentro il campo e sia lavorando bene tutta la settimana, per me è un motivo d'orgoglio. Dobbiamo ripartire da qui, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi cercheremo di raggiungerla. Era una gara dunque da tripla per quello che si è visto in campo, tra l'altro l'abbiamo detto anche in telecronaca, un Castelbuono che ha giocato soprattutto nel primo tempo con una grande personalità senza timidezza. No, te l'ho detto poco fa, noi agli allenamenti lavoriamo tanto, proviamo tante belle cose, lavoriamo bene nella fase di possesso, nella fase di non possesso portiamo un pressing ultra offensivo. La squadra è compatta, lavora bene, abbiamo poche lunghezze dentro il campo. Ripeto, il primo tempo è stato fatto bene, bene, bene. Poi il secondo tempo, un pochettino la foga di vincere, la voglia di vincere, questa frenesia ci ha portato a forzare molti palloni. E su questo dobbiamo lavorare, perché siamo una neopromossa, dobbiamo capire che ci sono partite molto pericolose in cui puoi rischiare di perdere in qualche ripartenza. Dobbiamo stare dobbiamo essere più bravi a gestire alcune volte la fase di possesso, perché non possiamo sempre andare a 2000, cercare sempre la verticalizzazione. Ci sono momenti in cui dobbiamo essere bravi a girare, a gestire palla e far muovere l'avversario. Però ripeto, il bicchiere è mezzo pieno, perché è una neopromossa che viene a Mazzara con la sua identità cercando di giocare. Stiamo facendo abbastanza bene, abbiamo 6 punti dopo 4 partite, siamo a buon punto anche in Coppa, anzi per questo voglio dire che mercoledì abbiamo questa partita importante contro il Casteldaccia e ce l'andiamo a giocare cercando di passare il turno. Partiamo e cerchiamo di fare bene partita dopo partita. Ecco, al di là di tutto, la sua è sembrata una squadra molto ben messa in campo, occupava bene gli spazi, lasciava poca possibilità di manovra al Mazzara, che poi ha dovuto inventare qualcosa per provare a colpire, ma la squadra è sempre da prendersi in campo. Sì, loro hanno cambiato 2-3 volte il sistema di gioco durante la partita, perché avevano iniziato con questo 4-2-3-1, 4-4-2, poi noi andavamo a prendere gli altri che l'abbiamo preparata bene in settimana, poi hanno fatto il 4-3-1-2, poi il 4-3-3, però la squadra lavora bene, la mia sa come uscire, lavoriamo contro tanti sistemi di gioco, quindi abbiamo un'identità dentro il campo, cerchiamo di coprire bene gli spazi. Se riusciamo a coprire bene gli spazi come stiamo facendo ultimamente, siamo un osso duro per tutti. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, lavoriamo partita dopo partita. L'amarezza che ho visto poco fa nel mio spogliatoio mi fa ben sperare, perché vuol dire che è una medicina che fa capire ai ragazzi che sono consapevoli della loro crescita, della loro forza, però il nostro obiettivo è la salvezza, quindi piano piano e poi vediamo dove si può arrivare. Però non dobbiamo mai mollare, dobbiamo sempre giocare ad alti ritmi, perché noi facciamo bene quando giochiamo ad alti ritmi e questo è un altro passo nel percorso di crescita che stiamo portando avanti.